Questa volta la risposta delle istituzioni ad un atto di vandalismo è stata immediata. L'episodio è avvenuto in Città Vecchia, in Vico Innocentini, dove alcuni volontari avevano ripulito la zona e poi sistemato dei vasi con i fiori, ma alcuni incivili hanno rubato le piante e la zona nuovamente invasa dai rifiuti. Sul posto si sono recati l'assessore Castronovi e il presidente di Chima Ambiente Amio Mancarelli. È stato posizionato un vaso nuovo e più grande con una pianta d'alloro. L'area è stata nuovamente ripulita. In questo punto i cittadini del posto avevano provveduto a ripulire quest'angolo che è normalmente il ricettacolo di rifiuti. Nelle scorse notti è stata portata via da qualcuno che ha pensato bene di riportare in questo posto rifiuti. Stamattina con il presidente Amiu e la ditta Bitella abbiamo provveduto a togliere i rifiuti che erano stati lasciati qui stanotte e a mettere questo vaso ornamentale con una pianta d'alloro. Un vaso più grande, così vediamo se riescono a portarsi via anche questo. Inoltre 7 operatori e 3 mezzi dell'AMIO sono intervenuti in via Mar Piccolo, a Rione Tamburi, per rimuovere cumuli di rifiuti e riportare decoro e igiene in una delle zone più colpite da questo fenomeno. In particolare per l'abbandono di rifiuti ingombranti e per l'incuria di qualcuno che non rispetta la raccolta differenziata. Purtroppo siamo venuti qui con i capi squadra per effettuare un rassetto completo della situazione drammatica che c'era stata segnalata e che già i nostri capi squadra avevano segnalato alla direzione. Non possiamo più consentire che si abbiano 3 mezzi, 7 operatori che debbano intervenire direttamente qui per la situazione con cui si comportano i cittadini. Per cui da oggi in avanti voglio chiarire a tutti, coloro i quali non effettueranno la raccolta secondo i conferimenti stabiliti verranno sanzionati senza se e senza ma. Dobbiamo cercare di rendere la città di Taranto più decorosa e più funzionale alle future generazioni. Non possiamo più consentire che si abbiano situazioni indegne come quelle che abbiamo trovato oggi qui.